Ciao, benvenuti in questo nuovo video, video risposta a Clara che in un video di 2 giorni fa all'incirca mi ha chiesto cosa ne penso della crema Penta C con vitamina C. Ho pensato di fare questo video per rispondere a Clara o a chi sarà interessato all'argomento sulla vitamina C. E dunque, ovviamente non ho acquistato il prodotto per testarlo, per provarlo, oltretutto contiene anche retinolo. Mi sono un attimino informata, documentata, sono entrata in alcuni forum, recensioni, per capire un attimino più a fondo di che cosa si tratta. È una crema a uso topico, è un prodotto da banco, non richiede prescrizione medica e contiene vitamina appunto C. Levogira, cosa vuol dire levogira? Che è stabile, o anche detto acido ascorbico, cioè attiva. Sappiamo che la vitamina C è altamente instabile. E anche nei prodotti dermocosmetici talvolta è presente vitamina C, che però a seconda dello stato di conservazione, nella modalità in cui viene conservata, spesso e volentieri la vitamina C che è contenuta all'interno ossida. E quindi quando si va ad applicare sulla pelle ormai il suo effetto non è più attivo. Questa crema è attiva al 10%, sto leggendo perché ovviamente mi sono presa appunti perché non conoscendola, non utilizzandola ed essendo la prima volta che la sento, nominare come prodotto non lo conosco. È una crema, un prodotto di vecchia data, è già diversi anni che è sul mercato. La sua funzione è antiossidante per i radicali liberi, sia per fattori di natura esogena che endogena. Questo cosa vuol dire? Sia per fattori esterni che danneggiano la pelle, sia per fattori interni. A livello cellulare, per quanto riguarda la produzione di radicali liberi e tutte le conseguenze che ne comporta. Stimola la produzione di collagene che è alla base della struttura connettivale del tessuto. Aiuta a ridurre e a prevenire le rughe, donando alla pelle maggiore consistenza. Levigante, dona un aspetto giovanile. Penta C è anche un fattore protettivo, ovvero protegge dal sole. Questo non so fino a che punto, perché appunto contenendo retinolo, ho controllato nell'INCI, non c'è scritta la percentuale di retinolo, ma come ben si sa e ho già spiegato in altri video, tutti i retinoidi vanno applicati di sera e poi con protezione solare. Nelle indicazioni di applicazione viene consigliato di applicarla sì di sera, ma anche 2 volte al giorno in casi in cui si necessita l'applicazione di 2 volte anziché una. Di giorno, essendoci il retinolo, questa crema io la sconsiglierei vivamente di applicarla, perché il retinolo proprio di base di giorno non si applica perché è fotosensibile, al di là della crema che sia fotoprotettiva. Su un altro punto che non sono d'accordo su questa crema, che deve essere applicata appunto alla sera se si fa una sola applicazione. Io la vitamina C la applico di giorno, al mattino, dopo la detersione del mattino, non alla sera, perché ha poco senso. Come si diceva poco fa, la vitamina C è altamente instabile e si degrada molto facilmente. Quindi applicare la vitamina C di sera, non essendo esposti alla luce solare, cioè il suo effetto praticamente è nullo, direi quasi. A differenza, se invece è applicata al mattino, funziona proprio come da schermo, quindi proprio la sua funzione è proprio per il giorno, quando va in contatto con la luce solare perché ossida, e in più diciamo che va ad aumentare la protezione del filtro solare, la vitamina C. Quindi assolutamente, per mia esperienza e per mia convinzione, la vitamina C va utilizzata al mattino, di giorno e non alla sera, perché non ne trovo l'utilità. Poi, inoltre, questa crema, è sconsigliata, anche ho visto nei forum, nelle varie discussioni, a soggetti con pelle grassa, tendenzialmente grassa, acneica e con punti neri. È molto corposa, ricca, molto siliconica perché è composta da diversi siliconi, perciò potrebbero comparire brufoli, crearsi punti neri per le pelli che tendenzialmente non sono secche. Diciamo che è una crema troppo corposa.
Quindi io personalmente, ripeto, mi sono informata, non la conosco perfettamente, non so come può reagire e qual è il suo grado di tollerabilità. Comunque sia, non è una crema che acquisterei questa Pentacin, anche se può incuriosire e accendere il desiderio magari di acquistarla per come è strutturata all'interno di questa crema, personalmente non l'acquisterei da utilizzare sul viso perché la trovo più utile per quelle pelli che hanno avuto, cioè non come skincare, come trattamento preventivo, antimacchia, anti-aging, ma per pelli che hanno subito proprio dei danni importanti alla pelle e quindi c'è proprio bisogno di una riparazione, ma come crema anti-età, questa pomata non la trovo indicata da inserire in una skincare. Io attualmente sto utilizzando questo siero della Bionic Defense Boost e devo dire che è poco che la sto utilizzando, però a livello sensoriale, tattile, mi ci trovo bene. La vitamina C è micro incapsulata, senza conservanti, profumi, glutine, ha una validità di 3 mesi una volta aperta. La boccettina così è in vetro, comunque non trasparente, e come potete vedere si presenta chiara. La vitamina, quando diciamo è in uno stato attivo che funziona, è bianca chiara. Quando diventa gialla giallognola vuol dire che è già ossidata e quindi quello che vi andrete a mettere sul viso è già una cosa ormai che ha sortito l'effetto. Quindi la vitamina C, quelle che vedete colorate o che vengono appositamente colorate per dare l'idea della vitamina, dell'arancio che evoca appunto la sostanza, se no la vitamina C non deve avere colori gialli, giallastri o aranciati, perché comincerei a dubitare che sia ancora attiva. La utilizzo 3 o 4 gocce sul palmo della mano, picchiettandola, o se si gradisce si può anche aggiungere alla crema idratante sempre nel palmo della mano prima di applicarla sul viso. Io l'applico direttamente pura senza andarla a mischiare con altre creme, non mi provoca bruciore, quindi la picchietto sul viso, la lascio assorbire, poi metto una crema idratante e poi vado ad applicare come step finale il filtro solare e non metto altro. Come ho già ripetuto e ribadito in altri video, in questo periodo che ormai sono già 3-4 mesi, non utilizzo fondotinta, correttori, BB cream, blush, terra, bronzer, tutto quello che vi può venire in mente, non lo sto utilizzando, né contorno occhi, correttori per occhiaie, non sto utilizzando nulla. Uno, perché sto utilizzando la tretinoina, ma ciò non vuol dire che usando la tretinoina l'acido retinoico non si ci può truccare, ma proprio per disintossicare la mia pelle, visto che sta subendo una continua esfoliazione, secondo me ha poco senso comunque truccare durante il giorno, mettere fondotinta, BB cream, correttore. È anche vero che bisogna comunque avere, tra virgolette, metto fra virgolette, la fortuna, chiamiamola così, la caratteristica, il problema di non avere delle occhiaie troppo evidenti, perché se no ci mancherebbe. Se una donna sta utilizzando tretinoina e dice vabbè, anch'io non mi trucco, però ha le occhiaie molto segnate, ovviamente per sentirsi più a suo agio continuerà a truccarsi e a mettersi i suoi correttori quando esce, o comunque non stravolgerà le sue abitudini. Io invece, per scelta, ora come ora, non sento l'esigenza di andare a truccare, a correggere le discromie del viso. Lascio libero e metto solo protezione solare. In questo momento sto utilizzando la Isdin, che è leggermente colorata, ma la prossima la prenderò neutra, perché proprio non voglio nessun colore sulla mia pelle se non il mio colore naturale e basta. Ma questa, per pura mia scelta, continuo ad utilizzare un po' di ombretto, mascara, a correggere un attimino le sopracciglia. Oggi ho messo un burro cacao, per dire, ma meno trucco possibile. Perché comunque anche il trucco a lungo andare alla pelle non fa troppo bene. Quindi,
usare tanti prodotti specifici per le rughe, per schiarire le macchie, per rimpicciolire i pori dilatati, per avere la pelle del viso più pulita possibile. Però poi ogni giorno si va a mettere, dopo tutta la bella skincare che si fa al mattino, primer, il contorno illuminante, il fondo, il fard, il blush e via discorrendo. Per me, sto parlando a livello di esperienza personale, ha poco senso. Al momento mi sento così e vi posso garantire che è un sospiro di sollievo sia mentalmente che a livello proprio di pelle, perché è una cosa bella la sera anche per dire struccarsi e dedicare giusto quel minuto in più sul contorno occhi, se si ha un po' di mascara e un po' di ombretto. E basta, e sapere che comunque il viso sì, ha bisogno di essere deterso per togliere tutti i residui di sporcizia, di smog che si depositano sul viso durante il giorno, ma sapere comunque di non avere un'impalcatura di altro genere di cosmetici o altro, perché la pelle sostanzialmente è libera. Bene, questo era solo un video risposta per Clara, ma per tutte le altre che possono essere interessate. Alla vitamina C, a cosa ne penso? Non in particolare a questa crema Penta C, torno a ripetere, Clara, secondo me non è una crema da utilizzare per andare a correggere o a eliminare, a minimizzare le rughe. Troppo corposa, troppo siliconica per mantenere questa stabilità della vitamina C, anche se, come ho già detto, io non è che sono contro i siliconi, ma non trovo che sia una crema adeguata da inserire in una skincare per mantenere la pelle in buone condizioni. Per questo video è tutto, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!